Capitan Gasperoni, centralmente Lunadei, Ambrosini, scambio che si definisce Olcese, attenzione, prova la conclusione, blocca Simone Benedettini. Devo dire che questo è il primo tiro in porta di questa sfida quando siamo al quinto minuto di gioco. Ancora per Amati, in mezzo al campo, la Fiorita gioca bene. Ah, attenzione, questo scambio, Lambrosini prova la conclusione, ribattuta da Bottoni, il pallone è ancora lì, Gasperoni, Gasperoni prova a mettere il pallone in mezzo sul secondo palo, Grandoni! La sfida di questa sera valevole per i quarti di finale di Coppa Titano, che avanza un palla a piede sempre la Fiorita, pallone dietro, attenzione, il tiro, para! Intanto però prosegue questo possesso palla della Fiorita, attenzione, lo tocco non è preciso, Vitaioli, Benedettini respinge, recupera ancora la squadra di Montegiardino con l'ottimo Gasperoni, tocco molto positivo, ora Lunadei prova a mettere il pallone dentro, Ambrosini, il tocco è provvidenziale, l'intervento della retroguardia del Fiorentino e poi va in sovrapposizione addirittura Brighi, preferisce il traversone dentro, attenzione Ambrosini, la palla è lì, ci prova Grandoni, Benedettini deve distendersi, poi allontana il Fiorentino, la squadra di Thomas Manfredini ci prova proprio fatica, Ambrosini lo scambio c'è, Ambrosini! Buono questo stop da parte di Cichirri che scambia poi con Dolcini che gliela ridà, pallone dentro, attenzione Salemme, può girarsi, Salemme, Salemme, vediamo, prova a girarsi dentro il pallone, prima, se vogliamo, possibilità per il Fiorentino. Virtus Domagnano 0-0 e Folgore Trefiori 1-0 con la rete del Trefiori. Attenzione, il tiro, parata straordinaria di Benedettini! E poi c'è stato l'occasionissima per Ambrosini. Ma cosa ha preso Benedettini? Qua Giovanni, battuta larga a cercare Simoncini. Attenzione, Salemme! Pallone dentro, la sfera è lì, Vitaioli, Vitaioli si coordina, blocca Benedettini. Virtus Domagnano e appunto quella che stiamo seguendo, Fiorentino Fiorita 0-0, attenzione, pallone dentro, il pallone si alza, questo campanile, Gasperoni mette la sfera dentro, ancora girata di Vitaioli. 74-30 sul cronometro, vedremo, pallone, attenzione, la palla è lì, questa volta la traversa, clamorosa e poi allontana, ancora una volta il Fiorentino, forse l'ha toccata anche Benedettini, pallone, attenzione perché ancora dentro, ancora un attacco, Mazzotti, traversone, questa volta il Cese, blocca, ancora una volta Simone Benedettini, brividi, Grassi, Grassi si alza, il numero 8 scambia con Gasperoni, vediamo Gasperoni sul filo del fuorigioco, punta Baizan, mette il pallone dentro, la rete, ha segnato la Fiorita, attenzione perché c'è l'offside ravvisato dal direttore di gara. L'attaccante della Fiorita, attenzione, Gasperoni tiene il pallone dentro, Gasperoni sul secondo palo, la sfera giunge a Costa, Costa potrebbe calciare anche in porta, lo fa, batti ribatti, il pallone è ancora lì alto. Vedete, gioca con una punta ora e quattro davanti con Salemme che fa l'esterno di centrocampo, cerca l'imbucata, Costa, pallone sul secondo palo di testa. Gimenez, attenzione perché c'è il tocco di Dolcini. Ora prova addirittura a ripartire il Fiorentino. C'è Niang, vediamo se scatta in velocità. Vediamo se ne va via. Ne ha due. Niang, Niang, attenzione, ancora Niang. Incredibile, incredibile. Niang, sempre lui. All'87esimo lo sblocca il Fiorentino. La palla, se fosse il tocco di mano, calcio di rigore. Olcese contro Benedettini. Va l'attaccante della Fiorita al tiro, la rete. Ha segnato Olcese, l'ha pareggiata la Fiorita. Pareggia Olcese al 91esimo. Gasperoni sulla destra, elude l'intervento del suo diretto avversario, poi il pallone dentro, è pericolosissimo. Arriva la rete. Incredibile. La rete, il gol della Fiorita! Sul finale di gara, proprio l'Amaressa,
la rete della Fiorita, 2-1, colpo di testa all'ultimo, Amati!